Mercoledì 29 maggio, ben ritrovati con la nostra informazione. Dopo una sanguinosa lite in piazza, scampa per un soffio alla morte e ruba autovetture dell'aggressore. Due denunciate da parte dei carabinieri. Il tutto è accaduto a Palagonia. Sentiamo. I carabinieri di Palagonia, a seguito di una lite scaturita all'ingresso di un bar di via Palermo a Palagonia fra due avventori, hanno denunciato due uomini di 25 e 39 anni per porto e detenzione abusiva di armi, nonché rispettivamente anche il primo per tentato omicidio ed il secondo per furto aggravato. Immediati gli accertamenti esperiti dai carabinieri, che giunti sul posto a seguito delle segnalazioni pervenute al 112, hanno visionato le immagini degli impianti di videosorveglianza e raccolto le dichiarazioni di alcuni testimoni, risalendo così all'esatta dinamica degli eventi. Tutto si è verificato nella tarda serata intorno alle 22, quando il 25enne, a bordo di una Fiat Bravo, si è fermato dinanzi al bar, dove, dopo un breve scambio di battute con un altro cliente di 39 anni, forse a causa di una banale incomprensione, era scaturita la lite. Dopo le parole, i fatti, il diverbio è sfociato infatti in uno scontro fisico fra i due, culminato con una coltellata sferrata dal più giovane al collo dell'altro. Quest'ultimo, solo grazie ad un repentino movimento, è stato colpito solo di striscio, riportando comunque una vistosa ferita che però avrebbe potuto rivelarsi mortale se avesse leso la vena giugulare. Il ferito è riuscito comunque a mettere in fuga il suo aggressore e, dopo aver rotto il lunotto posteriore della Fiat Bravo di quest'ultimo, è salito a bordo e, approfittando che l'auto aveva ancora le chiavi inserite, ha messo in moto e si è allontanato, per poi abbandonare il mezzo in piazza Umberto, dove è stato ritrovato dal proprietario. Solo dopo alcune ore il 39enne si è recato nell'ospedale di Militello in Val di Catania, dove i medici, suturata la ferita, gli hanno spiegato il grave pericolo scampato. Incidente stradale autonomo intorno alle 2 della notte in via Vittorio Emanuele a Biancavilla, nei pressi della scuola Guglielmo Marconi. Due le persone rimaste ferite e trasportate a pronto soccorso dell'ospedale dalle ambulanze del 118. La macchina su cui viaggiavano, per cause da accertare, è finita sul marciapiede contro una grande fioriera che è stata scaraventata ad un paio di metri di distanza, distruggendola completamente. Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi ad Adrano per un'auto andata in fiamme. A Paternò invece i pompieri sono intervenuti per il pericolo di una caduta di calcinacci da uno stabile di via Vittorio Emanuele. Vediamo. Auto in fiamme intorno alle 13.30 di oggi in via Carlo Marx ad Adrano all'interno di una villetta. Ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò, poiché la squadra del distaccamento di Adrano era impegnata altrove. È stato dapprima un pompiere fuori servizio che stava transitando dal posto ad intervenire e a cominciare a spegnere le fiamme in attesa dell'arrivo dei colleghi, visto che nei pressi dell'auto in fiamme erano presenti il contatore del metano e altro materiale infiammabile. L'arrivo dei vigili del fuoco poi ha riportato le condizioni di sicurezza. L'incendio sarebbe scaturito a causa di un cortocircuito. Intervento dei vigili del fuoco questa mattina anche a Paternò, intervenuti anche con l'autoscala proveniente dal comando provinciale di Catania per via di alcune tegole e calcinacci pericolanti da uno stabile di via Vittorio Emanuele. Sul posto ha operato anche la polizia locale. Riunione operativa questa mattina in prefettura a Catania per parlare della prevenzione incendi in vista dell'aumento delle temperature estive. A presiedere il prefetto Maria Carmela Librizzi. A tavolo i vigili del fuoco, la protezione civile, le forze dell'ordine, l'aeronautica, la marina militare e i sindaci dei comuni dell'area Etnea. Per la città di Biancavilla erano presenti l'assessore alla protezione civile Mario Amato e il responsabile dell'ufficio comunale di protezione civile Paolo Pinnale. Il deputato nazionale Giuseppe Castiglione nei giorni scorsi ha fatto un intervento alla Camera dei Deputati chiedendo al ministro dell'Agricoltura Lollobrigida quali iniziative il governo nazionale intende assumere per fronteggiare la grave crisi idrica che sta mettendo in ginocchio il settore agricolo in Sicilia. Sentiamo. Le stime per il 2024 parlano di un calo del 70% del raccolto, ma se la situazione dovesse perdurare, c'è il concreto rischio di un vero e proprio azzeramento. Parliamo del settore agricolo in ginocchio a causa del perdurare della siccità. Nei giorni scorsi, nella Camera dei Deputati, l'onorevole Giuseppe Castiglione di Bronte, durante il suo intervento, ha chiesto al ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, quali iniziative il governo intende assumere per rispondere a questa grave emergenza riguardante il territorio siciliano.
Raccogliamo il grido di dolore delle nostre imprese agricole e delle nostre aziende zootecniche per affrontare una lunghissima stagione di siccità che sta coinvolgendo la nostra Sicilia. Interventi immediati sono stati chiesti al governo, ho interrogato il ministro dell'Agricoltura nei giorni scorsi per far sì che si possa affrontare l'emergenza con un ristoro immediato, si possono acquistare foraggi per le nostre imprese zootecniche e quindi da un lato affrontare l'emergenza, dall'altro lato lavorare in prospettiva, cioè far sì che le nostre infrastrutture irrigue possano essere migliorate, si possa investire. C'è un piano nazionale dove la Sicilia dovrebbe prendere gran parte di quelle risorse, un piano nazionale da 800 milioni e soprattutto oggi si firma l'accordo con il governo nazionale sul fondo di sviluppo e coesione dove saranno recuperati gran parte di quei 30 progetti che erano stati esclusi dal PNRR. Quindi emergenza da un lato, i 15 milioni già stanziati nel decreto agricoltura a nostro avviso sono insufficienti, bisogna inserire ulteriori 20 milioni per far sì che ci sia un ristoro immediato ma anche acquisto di foraggi per le nostre aziende zootecniche. Su questo il governo ha dato il proprio via libera e soprattutto il proprio assenso e di questo noi ne siamo particolarmente felici. Ha festeggiato i primi 100 anni di vita ieri a Biancavilla il signor Affio Amato. Alla festa ha partecipato anche il sindaco Antonio Bonanno. Vediamo. Grande festa ieri per il signor Alfio Amato di Biancavilla che ha compiuto 100 anni. Presenti anche il sindaco Antonio Bonanno che lo ha omaggiato a nome della comunità e il parroco della chiesa Sacro Cuore di Gesù, Don Ambrogio Monforte, attorniato dall'amore dei suoi tre figli Carmela, Antonio e Francesco, dai 7 nipoti e 6 pronipoti, nonno Alfio ha spento così la 100ª candelina sulla torta in un clima di assoluta allegria. Quelle poche volte sono sempre dei momenti belli per la comunità. Un compleanno, un 100° anno è qualcosa che si verifica molto molto poco, ma quando avviene gioisce tutta la città come se tutti noi avessimo compiuto 100 anni, quantomeno con questo desiderio oggi siamo. Ma oggi è davvero una bella giornata per il signor Alfio che ha vissuto solo se noi immaginiamo in questi 100 anni quello che è accaduto tra guerre mondiali, tutte cose che noi non abbiamo vissuto e qui c'è la memoria storica. E quindi per questo ha una rilevanza importante e davvero significativa questa giornata. Oggi che dire, noi auguriamo davvero che ancora possiamo festeggiare altri compleanni. Ci auguriamo anche noi di poterci arrivare. Ma davvero è davvero un momento di felicità per tutti noi. Ancora auguri. Non sono mancati palloncini colorati e coriandoli, coinvolgendo anche il vicinato. Il signor Alfio Amato è nato il 28 maggio del 1924 nella casa di Via Sciacca da Antonino e Carmela Tomasello. Dopo la Seconda Guerra Mondiale si è unito in matrimonio il 26 ottobre 1949 con Alfina Amato, rimanendo poi vedovo il 12 dicembre del 2016. Ieri, come detto, la gioia di aver raggiunto il traguardo dei 100 anni di vita, contornato dall'affetto dei propri cari. La festa è poi proseguita in un locale. A Biancavilla, oltre al signore Alfio Amato, attualmente ci sono altri due centenari. Si tratta di due donne, Tannina Scaramella di 101 anni e Francesca Calaciura di 100 anni. Brava. Musica, costume e sfilati in omaggio al cinema. Manifestazione conclusiva oggi nell'Istituto Comprensivo Don Bosco di Santa Maria di Licodia. Vediamo. Si è svolto oggi nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Don Bosco di Santa Maria di Licodia lo spettacolo musicale conclusivo dell'edizione PNRR dal titolo Fare la musica. I progetti corale e strumentale hanno coinvolto gli alunni in orario extrascolastico, il filo conduttore che ha legato le esibizioni corali e il cinema, legato da sempre alla musica in modo indissolubile. Il repertorio anche a più voci ha spaziato dalle più famose canzoni dei film d'animazione Disney Knocking on Heaven's Door di Bob Dylan, sino alla poetica What a Wonderful World di Louis Armstrong.
un'occasione per celebrare le arti e rendere i ragazzi protagonisti di esperienze didattiche coinvolgenti, a curare il coro i professori Federico Caruso, Daniela Schillaci e Laura Corselli. Per quanto riguarda invece la parte artistica, gli insegnanti di arte hanno realizzato un progetto Arte Terapia, che rientra nella realizzazione di costumi e anche oggetti, cappelli creativi, quadri e ventagli che riprendono grandi temi del cinema Disney e del grande cinema in generale. I ragazzi hanno sfilato nell'aula magna durante lo spettacolo musicale e domani gli studenti del laboratorio d'arte saranno premiati con un attestato. A collaborare a questo progetto gli insegnanti Antonella Sacca, Giacomo Gandolfo e Graziella Finocchiaro. Non ci sono notizie dell'ultima ora, si chiude così questa edizione. A me non resta altro che darvi appuntamento alle prossime e augurarvi una buona serata.